Maurizio Dacca riconfermato alla presidenza del Panathlon Club Genova 1952 in un anno particolare, quello dei 70 anni, un anno particolare anche perché deve essere quello della ripartenza dopo il Covid, dopo tante difficoltà attraversate, ma quello che tu e il tuo consiglio volete dimostrare è la grande vicinanza ai soci e a tante attività che promuovono il fattore culturale del mondo dello sport a Genova. Sì, io intanto ringrazio i soci di avermi riconfermato per questo secondo biennio al Panathlon. È un grande onore poter essere presidente di un circolo così prestigioso. Siamo il terzo club in Italia e quest'anno compiamo 70 anni, un traguardo importante. Venezia l'ha compiuto l'anno scorso, ci sentiamo con Venezia, anzi devo dire che il gemellaggio con Venezia, Pisa e Amalfi è stato per noi un motivo di sentimento e di orgoglio, perché ha permesso di porre sempre l'attenzione del nostro club a livello nazionale, come siamo sempre stati. Il Panathlon del nostro club, quando è nato, è stato uno dei motori di questo movimento sportivo e dei valori, perché ha fatto nascere il Panathlon italiano, i primi 7 club, e noi siamo stati i promotori, e con Aldo Mairano, il presidente, siamo stati, che era nostro anche presidente, l'abbiamo fatto diventare quello che era poi il Panathlon International. Quindi abbiamo nel cuore l'orgoglio e la voglia di fare veramente delle cose grandi. 70 anni sono un impegno, una dimostrazione di affetto, ma anche un modo di poter ripartire per fare qualcosa di veramente grande, e quest'anno cercheremo di dimostrarlo. Ricordiamo, nel 2021 siete stati al fianco degli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi con la consegna della bandiera di Genova insieme al Comune, insomma una bandiera che ha anche portato bene perché sono arrivati delle medaglie e dei bei piazzamenti. Sì, è un'iniziativa, un'idea che abbiamo avuto perché riteniamo che i nostri atleti devono essere supportati e valorizzati. Il Panathlon ha dei valori, e quindi questi valori che fanno parte di quello che è l'aspetto e il DNA di uno sportivo vero, e quindi aiutarli e far sentire fino a Tokyo il nostro pensiero, il nostro calore e il nostro affetto voleva essere proprio con la bandiera di Genova, che da sempre è riconosciuta come il nostro simbolo, il nostro momento di unione, una bandiera, tutti in unione ci sentiamo, tutti stretti e vicini, era un modo per poter dimostrare la nostra incitamento nelle gare e nel momento importante della loro carriera. Uno degli obiettivi futuri sarà quello di ritornare anche a contatto con il mondo delle scuole, perché è con i bambini, è con i ragazzi che bisogna iniziare l'attività di promozione dei valori, una cosa che fate anche con le Stelle nello Sport, patrocinando questo progetto con il concorso scolastico e il premio fotografico che ogni anno ricorda un grande dirigente qual è Carlo Nicali, socio Panathlon, presidente del CONI Genova, che davvero è stato un baluardo nella promozione dei valori dello sport. Il premio con Stelle nello Sport e Carlo Nicali per noi è un unicum, è veramente un grandissimo valore, un grandissimo aspetto di quello che sono la tradizione che rappresentiamo. Carlo Nicali ha segnato una strada importante nello sport genovese, e ricordarlo con un premio è fondamentale, perché nessuno si deve dimenticare quello che lui ha fatto per tutti, per lo sport e per i giovani. In ogni caso, per noi puntare sui giovani è fondamentale, anzi proprio quest'anno che compiamo i 21 anni credo di non svelare nessun segreto, ma puntiamo nelle scuole e attraverso anche quello che è un progetto di disabilità, per far sì che si possano superare determinati ostacoli e barriere e far sì che tutti possano godere dello sport nel pieno dei suoi valori.